Ultime ore di passeggiate in centro ad Arezzo prima che scatti la zona rossa che entrerà in vigore da lunedì prossimo, 15 marzo. Dai dati sì, sembrerebbe di sì, quindi magari per rimettere un pochino l'ordine è necessario fermarci un attimo tutti quanti. Si fa come vogliono, diciamo, va bene così. Secondo voi è giusto perché sennò c'è troppa confusione in giro? Secondo me sì. Purtroppo con le persone in questo modo si deve camminare, ma piccole camminate, non lontano, con questa confusione. Non tutti i sindaci erano d'accordo con questa decisione del presidente Giani. Il dibattito è stato acceso nella riunione. La presidente della provincia, Silvia Chiassai, aveva chiesto che le scuole potessero rimanere aperte. Perché noi non abbiamo focolai nelle scuole, per fortuna, i ragazzi sono in sicurezza, sono distanziati, hanno mascherina e soprattutto perché la chiusura delle scuole porta ad un problema enorme da un punto di vista sociale, familiare, psicologico dei nostri ragazzi e anche di contagio, perché i genitori che si troveranno a dover lavorare da lunedì, per fortuna chi ancora lo può fare, e hanno figli piccoli, dovranno, nella migliore delle ipotesi, ricorrere ai nonni. E i nonni, sappiamo, sono la fascia d'età più a rischio. Quindi io avrei preferito, comunque, se era necessario, entrare in zona rossa, ma mantenere le scuole aperte. Quanto durerà questa zona rossa? Intanto una settimana. Rifaremo il punto come tutti i venerdì pomeriggio, quindi vedremo l'andamento della curva da qui a venerdì. Purtroppo i dati di stamani sono già in peggioramento rispetto a ieri. E sicuramente lo saranno anche nei prossimi giorni. Dobbiamo vedere se poi questa ennesima restrizione a cui tutti i cittadini purtroppo sono costretti a stare porterà verso metà della prossima settimana ad un leggero miglioramento e ci auguriamo quindi che questa settimana di sacrificio che chiediamo nuovamente a tutti possa servire per ritornare in zona arancione. Sarà comunque consentito l'accesso ai parchi e alle aree pubbliche. Il paradosso è che le scuole saranno chiuse ma senza una specifica ordinanza sindacale nei vari comuni i ragazzi si possano assembrare all'esterno. La situazione dove c'è meno controllo è quando si esce, comprensibilmente perché è un bisogno dopo un anno enorme, però lì è veramente difficile da parte delle amministrazioni controllare i distanziamenti e molto spesso non c'è quel senso di responsabilità da parte di tutti che invece sarebbe necessario per riuscire a contenere i contagi e arrivare alla fine il prima possibile a questa difficile situazione. Per me è meglio zona rossa, almeno la gente sta a casa. Se no uno non infrange le regole. Lo facevano prima, lo fanno anche adesso. Ce n'è qualcuno che purtroppo